Passiamo al secondo, e qui si fanno più difficili le cose, la clé de Bacchanti. Abbiamo visto come il modernismo si inserisce nella storia della Chiesa in questi ultimi secoli, in questi ultimi anni. Vediamo ora la chiave di Bacchanti. La chiave, ho già detto, si trova in questi due paragrafi. Verso l'inizio, paragrafi 5 e 6 o 6 e 7, dipende dalla numerazione dei paragrafi dell'enciclica, ci sono diverse numerazioni, però verso l'inizio, lì il Papa dice il problema è il fenomenismo agnostico o è l'agnosticismo fenomenista. Cioè, io non so niente per altro lato, al di là, al di là dei fenomeni. I fenomeni sono le apparenze. In greco, fenomena, apparenza, in latino, plural, neutral plural, né maschili né femminili, sono neutrali femminili di apparere. Apparenza, apparens, participio presente, apparenza neutral plural del participio presente. Dunque, le cose che appariscono, come appariscono e in quanto appariscono, le apparenze. Al di là delle apparenze io non posso sapere niente. Filosofia di Kant, l'opazia completa. Mi pare qui una colonna, però forse è un cane. Perché le apparenze mi dicono che è una colonna, però io non posso sapere lo che è indietro delle apparenze. Mi conoscenza se ferma alle apparenze. È ridicolo. Però interessante, forse un poco difficile, però molto interessante. Esaminare questo. Il problema è che l'ombre è il più complicato di tutte le creature di Dio, perché è la unica creatura che ha sensi, materia e sensi, un corpo, come gli animali, i cani, per esempio, i leoni, però nello stesso tempo ha intelletto e volontà, facoltà spirituale che partecipa con gli angeli. Dunque, è l'unica, gli angeli, nessun angelo ha un corpo, nessun cane ha intelletto e volontà. È l'unico che combina tutti e due è l'ombra. Questo fa che le operazioni dell'ombra sono complicate, perché sono combinazione del livello superiore dell'intelletto e volontà con gli angeli, e il livello inferiore, il corpo con i sensi che partecipa con il cane. Dunque, la conoscenza dell'ombre è una combinazione di intellezioni superiori e sensazioni inferiori, una combinazione misteriosa. Nessuno può analizzare come si fa che l'intellezione possa combinarsi con la sensazione. La differenza con un lavagna, farei un'immagine con alcune linee e farei la questione che è. E tutti verrebbero. Le linee e un piccolo circoletto, che è? Pochi comprenderebbero, pochi intellegerebbero dall'inizio. Però quando io dico è un giraffa che passa per altro lato di una finestra, ah, tutti comprendono, tutti vedono. Cioè, io
i sensi vedevano le linee, negro e bianco, e non riconoscevano immediatamente, pochi riconoscono immediatamente. Però quando uno dice è una giraffa che passa fuori, ah sì, 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 esatto. Due linee così, una ventana, le linee senza esplicazione, non, io sento, non intelligo. Cioè, la sensazione c'è, la sensazione completa di tutte le linee e cicoletti, però l'intellezione non c'è prima dell'esplicazione. Con la spiegazione l'intelletto istantaneamente funziona e comprende e vede, sì, è una giraffa, un fenestro. Cioè, l'intellezione e la sensazione sono differenti. Costantemente nei televisori dei massoni e dei che non sono, che è impossibile menzionare per questo, e la televisione costantemente emissioni come per dire che gli animali sono come gli uomini come gli animali. Vediamo un gran riserva di acqua, un gran tank, come nelle acquari e due dolfini. E le emissioni di televisione c'è un scientifico e ha un microfono per ascoltare quello che passa dentro dell'acqua e il giornalista fa la questione al scientifico, che abbiamo qua? Abbiamo due dolfini, ah sì, e con il microfono, è un rumore. Signore, che significa questo rumore dei delfini? E il scientifico, e il signore delfino che dice al signore delfina, buongiorno, ah sì. E dunque il microfono di nuovo è tutto bianco, molto serio, è la religione dell'uomo moderno, la scienza, no? Sì, poco, evidentemente. Dunque, altro rumore. Signore scientifico, che significa questo? È la signora che dice vattene. Cioè la gente è stolta, la gente che mira il televisore bevono tutto nella televisione, e dunque stupidaggini come e l'uomo è come gli animali, tutti gli altri animali e tutti gli altri animali sono come l'uomo, ridicolo, assolutamente ridicolo. Perché l'uomo è completamente differente, perché è un uomo razionale e tutti gli altri animali non hanno razione. Dunque, e con la razione io posso riconoscere intellettualmente quello che rappresentano linee. Per esempio a pin man, quando faccio un circolo, braccia, corpo, due gambe, riconosco immediatamente, è un uomo. Significa un ombre. I sensi non sanno niente, i sensi non sanno algo, sanno i fenomeni. Dunque, Aristotele dice, qua, cominciamo nel centro, c'è tre colonne nel schema. Nel centro la conoscenza umana, vediamo il centro prima. E quello che abbiamo è un ombre, l'ombre centrale, c'è la superficie dell'ombre che è l'ombre sensibile, è l'ombre come posso captarlo e sentirlo con i miei occhi, con le orecchie, con la lingua, con i sensi, cinque sensi esteriori. E posso vedere un albero,
marrone debacco, il tronco, e verdi i fogli sopra, che è, i sensi non sanno che è un albero, è l'intelligenza che sa che è un albero. Così con questi ombre, indietro dei fenomeni è qualcosa di più che solo la materia, qualcosa che la forma che fa chi è l'uomo, è l'uomo. I fenomeni sensibili alle storie e la essenza intelligibile dentro e indietro dei fenomeni. L'oggetto materiale sotto l'ombra e la figura centrale, l'oggetto materiale contiene qualcosa di più che non è solo materiale. I sensi percepono i fenomeni sensibili dell'oggetto e danno all'intelletto i fenomeni sensibili dell'oggetto e consegnano allo spirito un opaco, un insieme di fenomeni. Cioè, gli occhi consegnano lo che è visibile dell'oggetto, le orecchie quello che è audibile dell'oggetto, la lingua quello che è, le mani quelle che toccabili dell'oggetto. Ciascuno dei sensi ha sul proprio oggetto un aspetto dell'oggetto, e tutti i cinque sensi possono insieme consegnare allo spirito un pacco di fenomeni. Bene, l'spirito incontra questo pacco di fenomeni dato dai sensi che vengono nella testa, si può fare sul pacco. Comparazione. Un esclavo, una regina, una scatola e un gioiello dentro della scatola. La regina ha un gioiello che vuole dare, suppongiamo, al re, o il re alla regina, proprio parlando bene, e pondrà il gioiello dentro della scatola. La scatola è chiusa e dà il scatolo alle sclave. Il sclave non può penetrare nella scatola perché ruberia, dunque è chiuso per i sclavi. Il sclave toma la scatola al re, e il re ha un chiave e può aprire la scatola e toma il gioiello dentro. È una comparazione. Dunque, i fenomeni sono le sclave. Il gioiello è il contenuto intelligibile dell'oggetto. I fenomeni trasportano i sensi sono le sclave, scusi. I sensi sono le sclave. I sensi trasportano allo spirito la scatola con il gioiello intelligibile dentro. I sensi non possono non possono sentire il contenuto intelligibile. Io vedo amarillo, giallo. Io vedo giallo e non vedo che è una colonna. È l'intelligenza che dice è una colonna. Dunque, i fenomeni, il pacco dei fenomeni è trasportato a mio spirito, mia mente, e mia mente è capace di aprire il pacco dei fenomeni e di dire, intellegere, che è un colonna. Intellegere in latino, in italiano, intus leggere. L'intelletto è la facoltà di leggere dentro,
L'intelletto legge dentro dei fenomeni per dire, per intellegere, per comprendere, per conoscere quello che è la cosa. I sensi non sanno il contenuto dei fenomeni, di quello che trasportano le storie senza penetrare dentro, senza sapere quello che è dentro. E tutto questo è questa esperienza di ogni dia, è la realtà. Aristotele ha riuscito a disbrogliare questo processo complicato che è la conoscenza umana. È così che passa la conoscenza. Io vedo i fenomeni sensibili, i sensi trasportano alla testa di cui sono i sensi, trasportano il contenuto, il contento, e l'intelletto legge, comprende, è capace di aprire la scatola e di prendere il contento intelligibile, la essenza della cosa che è il gioiello. Bene, spiegazione di Aristotele. Realismo di Aristotele. Analisi realista di questo mistero che è nell'ombre, nell'uomo, della combinazione di intellezione e di sensazione nella sua conoscenza. La conoscenza dell'uomo è una combinazione di intellezione e sensazione. Dunque, l'oggetto materiale è quello che... la cosa è quello che è grazie alla sua forma immateriale. La cosa, la colonna, ha una forma che non è solo materiale, e che è altro e di più di materiale. La cosa materiale è una combinazione di forma materiale e materia. Forma e materia. Si chiama forma, cosa materiale, perché combina una forma con la materia. Gli angeli sono solo forma, non hanno materia né corpo. Sono solo forme, perciò cada angelo è in una forma differente. Il Raffaele, la differenza è molto più differenza fra San Michele e San Raffaele che fra due cani, due gatti, perché non hanno, noi siamo tutti creature materiali, abbiamo tutti un corpo, siamo tutti uomini. Però non si potrebbe dire una collezione di angeli, non sono angeli nella stessa maniera. Cada uno ognuno degli angeli è differente per se stesso. Noi non siamo differenti per nostra forma, per nostra materia è simile. Dunque, l'oggetto materia è quello che è, grazie a una forma materiale che informa la materia e compone con la materia l'oggetto. I sensi ricevono di maniera passiva tutto quello che è sensibile dell'oggetto materiale. Se vedono, i colori non sono corretti, sono tutti negri apparentemente, e questo non aiuta. Però le frecce di in su e giù dovrebbero essere marrone, e le frecce centrali vanno dalla forma all'intelletto. Le frecce esteriori su e giù vanno dall'apparenza dell'uomino agli occhi e ai sensi di Frankenstein a sinistra, e la forma va all'intelletto. A così Aristotele, per spiegare come si fa che, per esempio, io vedo i fenomeni e non intendo istantaneamente lo che sono, però quando con la spiegazione intendo istantaneamente quello che rappresentano, quello che è dentro, la differenza fra l'intelletto e le sensazioni. Dunque, l'intelletto agente apre il pacco dei dati sensibili
che è consegnato dai sensi. L'intelletto agente è come una gru. L'intelletto agente è attivo, scende nel pacco e abstrae il contenuto, contenuto, il contenuto intelligibile. E dunque c'è un intelletto attivo, secondo Aristotele. Bisogna dividere l'intelletto in due, un intelletto attivo e un intelletto passivo. Vedremo l'importanza di questo. L'atto di abstrarre, di far uscire, è un atto attivo. Ci sono atti passivi, è un atto attivo. Intellegere è un atto passivo, dunque bisogna per Aristotele due facoltà, uno per fare l'abstrazione, l'altro per intellegere. Dunque, l'intelletto agente apre il pacco dei dati sensibili considerati poi dai sensi. L'intelletto agente, abstraendo dalla materia la forma intelligibile dell'oggetto, lo abstrae di quello che fa inintelligibile la forma. La forma nella materia è incomprensibile in sé, e non si può intellegere la materia. Che esiste è una conclusione dell'intelligenza, però non si può vedere, non si può ascoltare la materia, è un'ostruzione all'intellezione. Però quando io abstrao l'essenza intelligibile, l'essenza si fa intelligibile, può essere intelletto. E la gru dunque passa e lascia cadere, per così dire, lascia cadere l'essenza intelligibile nel intelletto passivo. E l'intelletto passivo, è l'atto dell'intelletto passivo, è di intelligere. È un atto passivo, importantissimo. Sentire il giallo di questo è passivo. Io non dico alla cosa che è giallo, è la cosa che mi dice a me che è giallo. Dunque io sono con la giallezza della cosa, sono passivo rispetto al giallo. Così per i sensi. I sensi sono passivi, l'intelletto passivo è passivo. Cioè l'intelletto passivo riceve quello che è l'oggetto. Non dici all'oggetto quello che è. La colonna mi dice a me, sono una colonna. Va bene, sì, accetto. È una limitazione della mia libertà. Sono... Così vedono i modernisti. Per i modernisti, per Kant, è una limitazione della mia libertà. Se io devo dire che la colonna è una colonna, non sono libero di dire che non è una colonna. Non sono libero di dire che è un animale. Dunque, io voglio essere libero. La ultima libertà è la pazzia di dire alle cose quello che sono, e non accettare e ricevere passivamente quello che sono. Però per Aristotele, per San Tommaso, ricevere l'oggetto nell'intelletto passivo è la vita della mente, la vita dell'intelletto. E l'intelletto passivo, senza ricevere un oggetto, non vive, è morto, e spera. Come Adamo, in la pittura celebrissima di Adamo nel Santa Capilla, Mont Michelangelo. Sì. Adamo, e Dio va a toccarlo e va a vivere. Conoscono, se è certo, l'immagine di San Michelangelo. Ah sì, l'intelletto passivo spera che sia...
vivificato dall'oggetto, e solo è l'oggetto che dà alla mente sul vitro. Fino a questo punto la mente dipende dall'oggetto. Se non conosci l'oggetto, se non lo ricevi tramite i sensi, l'intelletto attivo, la gru dell'intelletto attivo, se non ricevi l'essenza dell'oggetto, non vive. È solo la conoscenza oggettiva dell'essenza dell'oggetto che fa vivere l'intelletto. Assì il realismo di Santo Tommaso e del buon senso. Evidentemente io dipendo 24 ore di notte, dipendo di conoscere la realtà. Quando termina questa conferenza, io non tratterò di passare per il muro. E non voglio dire alla porta tu sei muro, e voglio dire al muro tu sei porta. No. Neanche Kant avrà fatto così. Quando lui insegnava all'università, per questo evidentemente per il disaiuto, la colazione, ha visto davanti di lui un liquido nero e non ha chiesto a suo servante il caffè. No, ha supposto, dipendeva dei sensi. Se aveva dubbi sobre il liquido, facesse o poneva il dedo e gustava un poco. Aveva confidenza nei suoi sensi. Evidentemente non poteva vivere. Poteva vivere solo rifiutando la propria filosofia e accettando la filosofia di Aristotele. Però vivia, cioè guadagnava molto bene dicendo queste stupidaggini in un'università moderna, perché si pagano bene i professori che dicono stupidaggini e non si pagano bene i professori che dicono verità in queste università. Queste università di oggi sono luoghi di corruzione, corruzione intellettuale, corruzione spirituale e corruzione morale, grazie, esatto. E i genitori pagano soldi pazzi per assicurare ai figli la corruzione in queste università. Non mandino i figli a queste università, almeno mandare i figli, perché i figli corrono rischio grave di perdere la fede e il buon senso, non solo la fede, sino il buon senso. In queste università di oggi il buon senso si disprezza. Tu pensi come un contadino, tu sei stolto, tu sei... È un disprezzo sferzante, si dice, è terribile. E il povero giovane, oh là là, io pensavo che è mimando, ah no, è un cane, come sai che, non, che è tuo mano? Stupidaggini. E i figli, i figli perdono la fede, il buon senso e a menudo è l'onore, anche l'onore. Non mandino i figli a queste università di oggi. Nunca. Dunque, vediamo e ripassiamo a Kant. L'intelletto agente consegna all'intelletto passivo la forma a ora intelligibilizzé, la forma intelligibilizzata, resa intelligibile dalla astrazione della materia. La forma senza materia è intelligibile, l'intelletto
attivo passa all'intelletto passivo, e l'intelletto attivo non può intellegere. Intellegere è un atto passivo come sentire. Le due sono atti passivi per ricevere quello che è la superficie, i fenomeni dell'oggetto e l'essenza dell'oggetto. I fenomeni sensibili dell'oggetto, la forma intelligibile dell'oggetto. E dunque l'intelletto passivo intellige, legit intus, intus legit, lei dentro del pacco la forma intelligibilizzata dell'oggetto sensibile senza su materia, senza su sensibilità, e l'intelletto passivo si trova così informato dalla forma dell'oggetto stesso, e dunque l'intelletto passivo conosce quello che è l'essenza dell'oggetto strumentale e conosce l'oggetto come nella realtà strumentale. E qui quello che si può chiamare oggettivismo, cioè riconoscere che l'oggetto, i sensibili, gli intelligibili, è la vita della mente degli uomini. Gli uomini senza conoscere l'oggetto non hanno pensiero, non hanno niente, pensamento, niente. In contrasto, vediamo il delirio di Kant, e cada paragrafo corrisponde su tutto, in tutte e tre colonne, cioè la conciliazione falsa del scetticismo sensitivo di David Hume, scozzese, con la certitudine intellettiva della scienza di Isaac Newton. Per Kant il problema era di riconciliare Hume con Newton. Newton intellettivo, Kant, Hume è il negatore dell'intellettivo. E affermava Hume c'era solo il sensibile. Dunque, falsa conciliazione. C'è the Ding an sich, la cosa in sé. Cioè, e questo si vede nel punto interrogativo indietro dei fenomeni dell'oggetto di Kant a destra, dentro dei fenomeni è un punto interrogativo. Questo significa l'inconoscibilità del Ding an sich. Per Kant la conoscenza dei fenomeni passa come per Aristotele. I fenomeni sensibili si conoscono dai sensi, da Kant come da Aristotele. Però non c'è nessun pacco dato, consegnato dai sensi all'intelletto di quello che è detto indietro dei fenomeni sensibili. Ci sono i sensibili e dall'altro lato, dai fenomeni sensibili, io non posso sapere niente. Dunque, io ricevo i fenomeni di un colonna, però non posso per niente sapere che non è un cane, che non è un elefante, che non è qualsiasi oggetto. Non posso conoscere l'oggetto intelligibile. L'intelletto si ferma alla superficie delle cose, alle superficie dei fenomeni. Dunque io scendo per la colazione e non posso sapere che è caffè. Suppongo che è caffè, bevo che è caffè, meglio se bevo caffè, altrimenti avrei sete. E scendo nel garage per tornare l'apparenza della chiave di ignizione, le pondrei nell'apparenza dell'automobile, farò apparire la retrocessione dell'auto, e voglio manecare, conducire la macchina nell'apparenza della strada.
arriverò all'apparenza dell'università, saluterò l'apparenza dei miei amici. È un mondo di apparenze, è il mondo del Kant, il mondo dello Beatles, nothing is real, nothing to get hung about, strawberry fields forever. Niente è reale, niente da per interessarsi. È buddismo. Campi di fragole. Campi di fragole per sempre. Nothing. Cioè, i ragazzi della musica rock sentono questo mondo irreale, questo mondo di apparenze, questo mondo di fantasie, in che gli uomini fingono di non conoscere la realtà, per rimpiazzare la realtà con la fantasia. È il mondo in cui viviamo, un mondo di apparenze, in che l'ombra dice alle cose quello che sono. È pazzia, pazzesco. Vediamo. C'è un oggetto materiale sensibile, e dentro di questo oggetto sensibile c'è qualcosa, dinanzi, la cosa in sé, cioè la cosa così come è in stessa. I sensi ricevono passivamente tutto in verde, perché quello che è in verde è vero, solo quello che è in rosso è falso. Cioè Kant prende qualche cosa della realtà per combinarla con una fantasia, e il risultato è la pazzia. I sensi ricevono passivamente tutto quello che è sensibile e esteriore dell'oggetto materiale, cioè i fenomeni. L'intelletto agente è incapace di aprire il pacco che viene dai sensi. E dunque la cosa, così come è in sé, in realtà, è inconoscibile. Non possiamo conoscere l'oggetto. Nadiamo nel soggettivismo. Vedremo. Ding an sich è inconnessabile. Ding an sich, si vede che è rosso e verde, perché è vero che c'è un ding an sich, l'essenza. Per Aristotele, l'essenza intelligibile. Però il Ding an sich, se affermare che il Ding an sich è inconoscibile, è falso. Esiste, è vero, inconoscibile, è falso. Verde e rosso. L'intelletto agente circonnaviga il pacco, però non può assolutamente penetrare dentro del pacco, non può astrarre la Ding an sich del pacco, dei fenomeni. L'intelletto agente è totalmente incapace di passare oltre i fenomeni. È quello che dice Hume, l'influsso di Hume. L'intelletto agente non è in nessun maniera passivo, per la significazione, per quanto riguarda la significazione dei fenomeni. L'intelletto agente di Kant non è altro che attivo, cioè non riceve dell'oggetto. I sensi di Kant ricevono l'oggetto, il oggetto sensibile, però l'intelletto di Kant non riceve niente. Non informato dalla forma delle cose. Cioè, l'intelletto agente fabbrica dentro di lui stesso quello che è l'oggetto. Io vedo i fenomeni della colonna, però decido io quello che è. Cioè, la significazione di questi fenomeni sono io che determino, prendo il posto di Dio, sono io il creatore, sono io che Dio dico alle cose quelle che sono io Dio. C'è un orgoglio
dentro di questo sistema. Io rimpiazzo Dio. Però come fabbrica l'intelletto agente di Kant? Come fabbrica? Che cosa va a fabbricare? Risposta: sotto l'impulso del cuore e dei desideri del cuore. E così si vede nello schema un piccolo cuore e frecce che vanno dal cuore allo spirito, fra virgolette in Kant, perché lo spirito è la mente in Kant, è altra cosa che la mente del reale. E affermare che la mente e l'intelletto non può intusleggere, non può leggere dentro dei fenomeni, è la paralisi completa della mente, dello spirito dell'uomo. Che fa? Dunque, il secondo gran principio che si legge nel Pascendi, il principio della immanenza vitale. Che significa immanenza vitale? Significa immanenza, in manio manere, mansi manso, in manio manere, quello che rimane dentro, è la vita che rimane dentro, quello che rimane dentro vitale, immanenza vitale, cioè è il cuore che va dire all'intelletto quello che desidera, e l'intelletto va imporre agli oggetti i desideri del cuore. È pazzo, completamente pazzo. Perciò nelle chiese moderne amore, 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 è logico. Amore, 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 perché l'intelletto è paralizzato, questo sistema. Dunque bisogna rimpracciare tutto con amore. Ciao ragazzi, sono il sacerdote, mi chiamo Joey. Per favore chiamino loro Joey. E faremo oggi insieme un picnic eucaristico. Chitarre per favore. È la nuova messa. E la nuova è questa. Dunque è il cuore che conosce, è il luogo. Ora sono le donne le maestre del cuore, e dunque la nuova religione è effeminata, logico, e i preti sono effeminati perché hanno rinunciato all'intelletto, alla ragione, per tutto consegnare al cuore. Però questi maestri del cuore sono crudeli. Paolo VI, molto, i liberali sono crudeli, perché devono tutto sistemare secondo suo cuore, sui propri desideri. Adesso non è più l'oggetto che dice quello che è, sono io che dico agli oggetti quello che sono. E questo ragazzo mi dice: no, io non sono quello che tu desideri. Tieno che scacciati se non accettai che sono io che ti decido. E dunque la crudeltà di Paolo VI e dei liberali per imporre la loro religione nuova. E la religione può essere evidentemente differente per cada uno. Per cada uno dei modernisti sono i suoi desideri desde dentro che decidono quello che è la religione e quello che è il dovere di tutti quanti. Dunque è la volontà che conosci. Dunque io voglio 1.000 euro nella mia tasca. Dunque ci sono? Sì. Alla fine della sua vita,
1804, por ahí, Wellington ha invaso Portogallo per combattere i napoleonisti in Spagna. E Kant, qualcuno ha detto a Kant, Wellington ha invaso Portogallo. No, 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 no. Perché non corrispondeva alle idee di Kant. Dunque, la realtà non lo interessava. La realtà del caffè per la colazione, sì. Allì dico, è caffè. Io dico che è caffè. E dunque è caffè. Ah, signore, grazie di riconoscere che sono caffè. Riconosci la mia identità. Ah, grazie. La realtà è mendicante davanti del dominatore di Alice, del filosofo moderno. E tutta la realtà sta non solo al suo servizio, sino al suo desiderio. Sarà... orribile. Pensino loro alle conseguenze di questo. Però, altra volta, per uscire da sua aula di professore, nunca avrà trattato di passare per il muro. Quando si trovava di vivere, aveva confianza nei suoi sensi e nella sua capacità di riconoscere la realtà, l'essenza reale indietro delle apparenze. Però quando si pone a fare una lezione magistrale, è capacissimo di dire Dio non c'è, Dio non esiste, è in realtà Dio. E San Paolo dice che quello che rifiutano di riconoscere l'esistenza di Dio dalle sue creature è inescusabile, dice San Paolo, parola di Dio, evidentemente. Però per l'uomo moderno riconosce che passa traffico, dunque bisogna scegliere il momento per passare la strada, però Dio no, no, non c'è, non c'è, io non voglio, non c'è. È quello che voglio che c'è, che esiste. Io voglio caffè, esiste, grazie alla mia volontà, però io non voglio Dio, non esiste. Sistema comodo per eliminare tutte le cose che non mi piacciono, però non sistema comodo per vivere con gli altri uomini, per vivere sanamente, evidentemente. Mens insana. Nella Somma Teologica San Tommaso analizza l'omosessualità e dice che fa una comparazione fra gli omosessuali e coloro che corrompono i principi elementari del pensamento, del pensiero. E perciò nelle università di oggi Kant e l'ortodossia è straordinario che sia. Una volta, evidentemente, San Tommaso di Aquino era la mens sana, adesso oggi Kant. E San Tommaso dice come l'omosessuale corrompe i principi fondamentali del comportamento, della morale, assì il filosofo corrotto corrompe i principi fondamentali del pensiero. I kantiani sono filosofi che corrompono i principi fondamentali del pensiero. Dunque, sono per fare capire la gravità dell'omosessualità, San Tommaso cerca questa comparazione con i professori o coloro che corrompono i principi fondamentali del pensamento. E nella seconda seconda, interessante, e che sono le nostre università, luoghi di omosessualità, è logico, dissolvo con questi pensamenti di Kant, dissolvo la realtà è quello che voglio, io voglio farmi omosessuale,
non c'è niente, non c'è nessuna realtà, nessuna legge reale nella realtà che mi impide, non c'è nessuno Dio reale che proibi la omosessualità, dunque mi farò omosessuale. Anche transgender. Ti scusi? Transgender. Even transgender. Transgender. Ah, transgender, la stessa cosa. Molto diffuso. Posso, evidentemente. Io sono, Dio mi ha fatto uomo, io rifiuto di essere uomo, mi faccio donna. O sono donna, mi rifiuto, voglio essere uomo. E la dissoluzione della realtà, della filosofia, di tutta filosofia sana, la dissoluzione del buon senso, c'è sempre meno buon senso nel mondo di oggi. Gli uomini rifiutano il buon senso perché il buon senso va contro con la natura e la natura viene da Dio. Facciamo la guerra a Dio, dunque facciamo la guerra al buon senso e facciamo la guerra alla natura. E dunque facciamo, sono uomo, faccio io la guerra a mia natura maschile e rimpiazzerò con la natura femminile. Ridicolo, tragico. Però questa pazzia fa furia oggi e non va a smettere. È troppo tardi per fare parare. Per fermare questo e desencanado decine scatenato questa, la pazzia è scatenata e non si può più fermare. Dunque sono le 9:40, possiamo vedere le conclusioni del modernismo, cioè il soggettismo rovina la Chiesa.